Oggi vi sveliamo le curiosità di Tutto Molto Bello, un film molto divertente e quasi una favola di Paolo Ruffini, che tra poco sarà ai nostri microfoni a raccontarci qualche aneddoto. Papà, non vorrei mica dirgli che abbiamo quasi ammazzato un Boy Scout! Una sveglia. Il titolo del film ha una doppia natura. Da un lato deriva da un modo di dire che utilizzava il grande Bruno Pizzul durante le telecronache. Tutto molto bello, gentili signore e signori, da Bruno Pizzul, il più cordiale, buonasera. Dall'altro è una frase che si può dire anche ironicamente, quando magari ti si buca una ruota in autostrada, oppure ti si rompe il sacchetto della spesa e ti cade tutto. Tutto molto bello. È tutto molto bello. Sempre riguardo al titolo vi svelo una cosa. Inizialmente il film si sarebbe dovuto chiamare Quella tranquilla notte d'estate, ma sentiamo adesso dalla voce di Ruffini qualche altro aneddoto. Tutto molto bello. Tutto, guarda, c'è anche la magliettina, guarda qua. Tutto molto bello, ci sono. È molto divertente, ci sono un sacco di avventure che si snocciolano lungo location e situazioni diverse. C'è qualche curiosità, qualche aneddoto, qual è qualcuna di queste scene? C'è la tua preferita, non so. Allora, fai conto che il 21 novembre 2013 esce Fuga di cervelli. Il 24 di novembre, dopo il primo weekend, che incassò 2 milioni di euro a Fuga, mi dissero, guarda, dobbiamo farne un altro. Allora io apro un cassetto della Colorado e trovo un vecchio soggetto che viene rimaneggiato, viene rimesso a posto e nasce Tutto molto bello. E dopo 9 mesi esce il film. E durante questo lavoro io ho fatto anche tante altre cose. Quindi un film che abbiamo girato col fiatone, ma con un fiatone positivo, perché è un film che c'ha dentro una bontà pazzesca e di cui io sono talmente felice. È un film proprio sulla felicità. E in realtà non so se viene letto da tutti così, però è una favola. Un omino lego entra in un bar, si siede a bancone, il barista lo guarda e fa: che cosa vuole? L'omino lego fa: guardi, un buon caffè. Il barista fa: ma lo vuole normale o macchiato? E l'omino lego fa: guardi, uguale, tanto me li butto tutti quanti dietro. È forte, è imprevedibile, no? E poi il finale è spudoratamente una fiaba. Finisce come in tanti film di Walt Disney, dove tutti i protagonisti vengono palesati, anche cattivi, non sono in fondo così cattivi, e si arriva tutti sul finale ad una grande scena di avventura e di festa che ricorda un po' il finale anche del Ritorno dello Jedi. Altra grande citazione da Un biglietto in due: Frank Matano fondamentalmente è John Candy nel film di John Hughes, nasconde un segreto che poi ti porta a rileggere il film in tutta una chiave diversa. Rispetto alle location, l'abbiamo girato tutto nell'Interland romano, ma altra grande protagonista è una Fiat Multipla, che per me è fondamentale, anche perché era l'unica macchina italiana che ti consentiva di prevedere tre protagonisti tutti schierati davanti. E poi è un film dove, contrariamente al primo e contrariamente anche ad una nomea, che poi il successo del primo mi ha attaccato un po' addosso, non c'è una parolaccia, non c'è un doppio senso, quindi ci siamo scostati totalmente da qualsiasi parvenza di, appunto, quell'atmosfera di trivialità. È una grandissima favola e questo rimane. Lo sai come mi chiamano a me? No? Montebianco. Lo sai perché? Per via di... Perché so grosso. Io ho un modo di lavorare, ma lo dico egoisticamente, cioè io amo lavorare con le persone che conosco perché devo fare dei film divertenti. Se dovessi fare dei film horror probabilmente lavorerei con persone che detesto, però è difficile. Questo alla fine è un mass media, il cinema è un mezzo di comunicazione. I latini, quando hanno inventato questa parola media, hanno capito che il mezzo è qualcosa che, in base a quello che provi, puoi trasmettere. È difficile trasmettere divertimento se non lo vivo. E quindi, nonostante la responsabilità della regia, ho bisogno di circondarmi di persone energeticamente positive. E quindi, quando abbiamo girato quel film, c'era un clima sempre di grande gita scolastica. Questa cosa mi ha sempre facilitato. Poi i ragazzi sono stati tutti ultra disponibili. Ti dico, siamo... Sì, ma è anche una cosa egoistica, cioè io cerco di far star bene le persone che lavorano con me perché rendono di più.
Non credo alla tecnica di chi vive il cinema come una vestazione. Il cinema è proprio un grande gioco, poi è ovvio, cioè non, per ora non faccio film per vincere gli Oscar, faccio film per divertire. Crowpierre, mi cambieresti 18 euro? Fai 20, No, no, ci pensa l'Emiro, davvero, tranquillo. Fai 850.000 euro, per favore. Ringraziamo Paolo per averci raccontato un po' del film, che come sappiamo ha tra gli interpreti diversi personaggi di Colorado: Angelo Pintus, Scintilla, Chiara Francini, ma non solo, anche il cantante Pupo, che inizialmente con Ruffini ebbe qualche misunderstanding. Al primo contatto Pupo pensava si trattasse di un altro Paolo Ruffini, l'ex direttore di Rai 3. Inoltre non aveva mai partecipato a un film come attore e chiese un compenso troppo elevato, ma alla fine il cantante accettò di interpretare se stesso gratuitamente. Sono un tuo grande fan, ho anche il tatuaggio. Pupo con due P, c'è scritto Pupo con due P. Perché ti meriti di più. Pupo è dotato di grande autoironia e lo dimostra il fatto che da amante del gioco d'azzardo nel film si sia fatto trovare in una bisca clandestina. Il cantante ha inoltre dichiarato che quello che si è trovato scritto nel copione è proprio quello che il vero Pupo avrebbe detto nella vita se si fosse trovato in quella situazione. In realtà Ruffini studiò bene il suo personaggio e riportò le dichiarazioni delle interviste rilasciate dal cantante. Ma come vorrei tornare a essere come te, Eros? Uno che non conta niente, uno che non vale niente. Pupo, sei sulla buona strada, tempo 2 anni e sei un coglione come me. Parliamo adesso della scena della sfavillante festa in maschera dell'Emiro. Quasi tutti i protagonisti sono travestiti da personaggi cult della TV, una delle passioni di Ruffini. Tra i tanti possiamo riconoscere Heidi, Wonder Woman, gli Oompa Loompa, Mr. T, Mario Bros, ma a un certo punto del film c'è anche un riferimento al secondo tragico Fantozzi e lo fa niente meno che Fabio Caressa, il noto telecronista. Sono 170 anni che non vedevamo una partenza così folgorante della nostra nazionale, soprattutto in una finale. Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. L'atmosfera sul set era bellissima. Un esempio di questo è quando durante le riprese arrivò un vero e proprio uragano e non si poteva più registrare. Così la troupe si rinchiuse in un camper e in attesa che smettesse di piovere si misero tutti a cantare le canzoni di Natale. Siete voi che vi siete lamentati per la musica? No, cosa glielo fa pensare? Tutta sta gente, proprio noi, secondo lei. E adesso godiamoci qualche contenuto dal dietro le quinte. Oh, senti, io ho 24 anni e ho le rughe sulle palle, è normale? No. E io contro chi devo combattere? E io contro chi devo combattere? Hello Kitty? Dai, sei un coglione, aspetta. E così la faccio. Bene, è finalmente giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult, come tutto molto bello. Ah, io adesso invece me ne vado alla festa in maschera dell'Emiro e per essere il più figo mi sono comprato un costume da 2.000 euro. Eccolo qua. Sì. Ma che vestito è, scusa? Da uomo invisibile, no? Sì. Ma così nessuno ti vedrà alla festa. In effetti, vabbè, è tutto molto bello. Allora, scusatemi una cosa, perché io sono senza costume? Perfetto così, veramente. E io invece da che sono vestito? Heidi, no? Io adoro Heidi, sono nel mio magico mondo, finalmente, grazie. E tu da che sei vestito? Da petardo?